24 agosto 1903. Nasce a Napoli l'attore e commediografo Peppino De Filippo. Inizia a calcare le scene con la compagnia di Edoardo Scarpetta, per poi fondarne una con i fratelli Edoardo e Titina. Nel 1945 si divide dai fratelli, mettendosi a capo di un'altra compagnia con il figlio Luigi. Nel 1932 aveva esordito nel cinema con il fratello Edoardo in Tre uomini e un frac. Nel 1966, in televisione, per la trasmissione Scala Reale, Peppino De Filippo inventa il personaggio storico di Pappagone. Muore a Roma nella notte fra il 26 e il 27 gennaio 1980. Sofia bella, come stai? Io bene, bene, bene. Sofia, senti, quando è stasera possiamo finalmente andare a ballare, come si chiama, il check check? Sì. No, quello non c'è, il commendatore non c'è, e quello sta a Scala Reale. Sì, senti, poi ci andiamo a fare una bella pizza alla napoletana, Ti fa piacere? Senti, fammi il piacere, Sofia, fammi il piacere. Mettiti tutta bella elegante, tutta pettinata bene. Senti, mettiti, come si chiama, la gonna di Mimì, mettetela quella lì. Come? La gonna? Io poi non lo so dire. Uffa, questo telefono. Premette, mi stanno defelonando. Premette, Sofia, aspettami, Pronto? Commendatore, siete lei! Mamma mia, come che voce lontana, dove state? Niente di meno, sopra la terra! Mamma mia! Io stavo lavorando, Giussi, come al solito fa le faccende di casa. Giussi, no, commendatore, per carità! Ma quello ci deve essere la riunione giornalista, E quella vale 5. Oh, mamma mia! Non la volete fare? Ma come? No, ma io... va bene come volete lei, ma... Va bene, gnossi, eccellenza, gnossi. Uè, ma che capatosta che tiene questo qua, sai? Ma come? Quello di niente di meno, devo fare la confidenza con i giornali. E quello dice no, non la posso fare, io sono sopra la terra, lontano assai. Vengo stasera. No, questo ho bisogno sempre di consigli. No, ma la faccio io, perché sennò quelli, i giornalisti, si arrabbiano, non lo fanno lavorare più, e a me mi tocca ritornare al servizio di Luttazzi. Io non ci voglio andare da quello lì. Non per niente, perché il commendatore è buono e mi perdona tante volte, ma quello subito mi ha licenziato a me. No, io mi faccio una cosa, che idea, che bella cosa. Faccio venire anche a Sofia Bella, tutte le canta che le, mi fa una bella figura con i giornalai. Sì, ma però, a proposito, quelli devono essere ricevuti bene. Quelli sono i giornalai, ci devo fare una bella riunione. Pronto? Salumeria da Ciottella? Oh, sento, tu ci senti? Io ti sento. Sentiamo tutti e due, va bene. Oh, senti, io devo fare qua una confidenza di giornalaio. Si deve fare se devo preparare il bancone. Insomma, come si dice, il buffet. Ci vuole una cosa un poco delicata, la leggenda fina. Senti, fai così, guarda, manda un poco di provolone. Salame, segnala. Vino, marsala. Castagna secca, cicera, chiaro, tutte queste... Oh, gazzoso, bravo, sento, fammi il piacere, perché non si sa mai, ma manda un... Dunque, noi siamo 10, 9, 7, 11, 1, 7, per 7 di qua, manda un 27 metri di salsiccia affumicata. Gnossi, vino rosso, sento un poco, mandami pure un poco di pacchette di cannele, ogni tanto si studia la luce. Vabbè, mi raccomando, che qua è insomma una grande riunione, sette buone, riesci a terra.
Avanti! Oh. Avanti! Papà, ehi, ah! Posta giacente! Vabbè, è il momento questo qua, mo fallo entrare, via! A chi? Che hai detto? Posta giacente! Tu hai detto fuori c'è gente! Ah! Hai detto fuori c'è gente! Posta giacente! E di chi è? Del commendatore? Del commendatore? Legge bene, del commendatore! No, leggi tu, se sai. A me ci vuole tempo per leggere! Lo so! E vabbè, queste poi me le scorro piano piano nella settimana. Ah, perché tu ti leggi la corrispondenza del tuo padrone. È naturale, eh. Se quello va in miseria, mi deve sapere come vado a finire. Oh, ma che scherziamo? Ecco, scherziamo. Qui, sente, cannibale. Oh, cannibale. Cannibale. Ma come, ci conosciamo da tanti anni e non ti ricordi mai il mio nome? Allora, Annibale. Vabbè, senta, Annibale, tu mi devi fare un piacere, siccome il commendatore, che sta a scala reale, che sta proprio da lontano assai, non si è potuto trovare. Chi? Non si è potuto trovare qui alla riunione dei giornalai, la conferenza stampa. Ah, sì, lo so, la conferenza stampa. La conferenza stampa. Sì, l'ha detto. Allora mi ha detto, mi ha incaricato a me, dice tu, riceva tutto quanto. No, sì, per fare che cosa? Per fare la confidenza. La Sì, dice prepari il bancone, roba pulita, roba, insomma, non fare mancare niente. Un cocktail, insomma. Un bel cocktail, sto fallo. Sì, bel cocktail. Un cocktail. Siccome io lo devo rappresentare, ma mi serve qualcuno che sta qui. Lo deve fare te. Il servitore. Sai che fai? Fuori di là, se sta dentro lo stipo a muri, sta tutto il vestiario del comandatore. Sì. Tu prendete quello che vuoi. Prendi quello, ci stanno bella roba, guanta, parrucca, cose, sciammeri, tubo, tubette. Guarda quanta bella cosa. E vieni qua, hai capito? Dice. Lo sai che io faccio venire anche a Sofia. Sofia l'infermiera. L'infermiera del dottore qua a fianco. Bella, Oh, quella è una civetta, la conoscono tutti quanti, no, lascia stare. Oui. Pare come parla, hai capito? Stai fermo con le mani, No, tu devi stare fermo con le mani. Stai fermo, hai capito? Stai fermo. E come si arrabbia? Quella è una brava ragazza, quella è stata in collegio. Vai, cannibale. Cannibale! Beh, mi voglio divertire pure io. Ma quanto è scocciante, mamma mia!